di Fano TV, ben trovati. Questo speciale è dedicato alla 12ª edizione di Centrale Fotografia, che come sapete si occupa di fotografia attraverso corsi, laboratori, eventi e mostre. La rassegna dall'11 al 13 giugno prenderà vita proprio alla Rocca Malatestiana, dove più tardi ci trasferiremo, ma intanto partiamo dalla base, perché il caffè Centrale è anche la base di Centrale Fotografia. Siamo qui per una mostra assolutamente in anteprima che adesso andiamo a scoprire. Venite con me. Siamo con il presidente di Centrale Fotografia, Marcello Sparaventi, ben trovato. Quest'anno è un'edizione particolarmente stimolante perché, visto il periodo particolare che abbiamo vissuto, è stato chiesto agli artisti di concepire l'arte e la fotografia in una maniera nuova. Sì, abbiamo cercato, nonostante tutto, di avere l'energia per continuare a progettare, a creare, a pensare la realtà in una maniera espressiva. E quindi il festival, che è la 12ª edizione, inizia qui vicino al Caffè Centrale, a Centrale Edicola, che tra l'altro il Caffè Centrale è la sede della nostra associazione, dove qui è nato tutto nel 2009, questo festival dedicato all'immagine contemporanea. E qui adesso esponiamo un progetto che si chiama Spiaggia Libera, arte, fotografia e ricerca, che tra l'altro è stata anche un'anteprima che abbiamo svolto a Pesaro allo Spazio Bianco, gestito dalla Fondazione Pescheria, e quindi possiamo dire che in questi giorni c'è la stessa mostra che viene esposta a Pesaro e che si può visitare, quindi venerdì, sabato e domenica dalle 5:30 alle 7:30, e qui naturalmente siamo al Caffè Centrale che esponiamo lo stesso progetto, che è frutto di un'azione didattica che è stata svolta a febbraio, naturalmente a distanza, dove si sono iscritti molti fotografi della provincia ma anche alcuni fuori regione, e quindi è nato questo progetto che si chiama Spiaggia Libera, proprio per dare la possibilità a ciascuno dei partecipanti di esprimere la propria percezione sulla realtà. E il progetto didattico consisteva nel raccontare le narrazioni più importanti dei sistemi della contemporaneità attraverso la visione di percorsi di alcuni autori tra i più importanti a livello internazionale. E quindi poi in maniera autonoma questi fotografi hanno sentito la necessità di fare dei progetti narrativi che raccontano ognuno un'argomentazione. Quindi sia a Pesaro che a Fano sono esposti 30 artisti che danno la possibilità di entrare un po' nella loro sensibilità espressiva. Sdoganare l'arte un po' anche dal mondo virtuale in questa maniera, perché nonostante le modalità, nonostante le restrizioni imposte comunque dal Covid, nonostante si potesse uscire di meno, ognuno di questi artisti è riuscito ad estrapolare, a catturare qualcosa, insomma, che va al di là dell'ordinario. Sì, in effetti era la nostra prima esperienza di didattica online e pensavamo che non si riuscisse a trasferire la passione per questo linguaggio. E poi invece devo dire che nei lavori si vede invece delle qualità molto particolari, personali, e quindi non lo so, se qualcuno ha degli ideali da trasmettere, si riescono a trasmettere anche attraverso la rete. Questa è l'epoca del digitale, l'epoca delle foto scattate con i cellulari, dove tutti si improvvisano fotografi, però insomma la fotografia verte su dei principi sui quali bisogna lavorare, principi che bisogna conoscere, che bisogna in un certo qual modo interpretare e che bisogna fare propri per far sì che la fotografia sia una vera e propria arte. Quindi chi meglio di un professore in materia può insegnarci, ecco, a capire come fare a catturare un'emozione attraverso uno scatto? Ma già il principio fotografico esiste dentro di noi,
perché il pensiero crea immagine. E questa immagine che si ribalta dentro, che rimane come memoria di un presente. Perciò la fotografia è un principio naturale dell'uomo, però con questa tecnologia nuova si è messo in moto un movimento artistico che è sorprendente, specialmente in questo momento di pandemia, dove si avverte che l'uomo ha una grande necessità di esprimersi, di ritrovare quel filone poetico che completa la vita, perché senza la poesia la vita sarebbe qualcosa di piatto. Di conseguenza, vedere questi giovani che sono interessati a trovare nelle immagini qualcosa che rispecchia la loro anima diventa qualcosa di meraviglioso, di sorprendente, e cioè ci fa capire che l'uomo senza la poesia non può vivere. In questo momento storico, dove veramente c'è bisogno di quell'armonia per poter superare quelle crisi che in questo momento sono entrati nella nostra anima, proprio perché ci troviamo di fronte a questo mistero della sopravvivenza, proprio in una dimensione così drammatica, per cui la poesia viene in aiuto per ritrovare lo scatto umano. Un ringraziamento doveroso va fatto ad Agnese, che ospita ogni anno Centrale Fotografia. Agnese, anche tu sei un'appassionata di fotografia? Sì, a me piace molto la fotografia, sì, mi piace molto. E sono anche contenta di aver dato la disponibilità di queste vetrine per mettere in mostra, insomma, le fotografie, per collaborare anche con il Caffè Centrale, tutti insieme diamo la possibilità a tutti i cittadini di poter ammirare queste belle foto. Hai un soggetto particolare che ami fotografare, oppure sono scatti liberi a seconda di quello che la fantasia ti suggerisce? A me piacciono molto i panorami, che siano di montagna, di mare, mi piace molto, ecco, la panoramica e anche le fotografie di natura, quindi gli animali, tutto ciò, insomma, che ha a che fare con la natura. Il Caffè Centrale è la sede di Centrale Fotografia, quindi Alberto, per te è motivo di orgoglio ospitare l'ennesima mostra anche quest'anno, considerato che il Caffè Centrale è un po' l'ombelico della città di Fano. Sì, diciamo che dal 2009 il Caffè Centrale ospita in collaborazione con il Centrale Fotografie e ci teniamo tutti gli anni ad ospitare questa mostra e a fare in modo che sia sempre più un punto di riferimento per gli appassionati della fotografia di ricerca soprattutto. Durante questa mostra espositiva hai già adocchiato qualche quadro, ne hai uno che ti sta particolarmente a cuore? Se sì, perché? Allora, sono tutti molto belli, bisogna essere anche diplomatici. Uno particolarmente bello è quello che ho qui alla mia sinistra. E adesso il titolo non me lo ricordo con precisione, ma catturato per diciamo i colori e l'esposizione anche. Il mio progetto si chiama Bellezza Inclinata, è praticamente un progetto che mette al centro la pancia, quindi possiamo dire che non è molto consono magari come soggetto la pancia. Con questo progetto volevo principalmente lanciare dei messaggi diciamo positivi innanzitutto riguardo il proprio corpo, cosa che diciamo che è abbastanza al centro, no, della discussione attuale, soprattutto nei confronti delle donne. In aggiunta a questo, comunque, è un progetto quindi che tratta della bellezza nella diversità, nell'essere diversi. È un progetto che tratta anche del rapporto che si ha con la pancia e trasversalmente con se stessi. Infatti ci sono fotografie che magari in cui ci sono delle mani che magari graffiano la pancia, altre che la vanno a nascondere, altre ancora che invece le mettono in mostra, e per rappresentare un po' il rapporto di amore e odio che si può avere appunto con la pancia e con se stessi.
Poi inoltre la pancia l'ho vista anche secondo la filosofia orientale, quindi per esempio lo yoga eccetera, come un centro da cui nasce la vita. Infatti c'è anche per esempio la foto di una ragazza incinta da cui appunto poter trarre anche un messaggio d'amore che si può avere appunto nei confronti di se stessi. Principalmente questo. Ed è grazie alla creatività, alla fantasia, alla voglia di esprimersi un po' a colori, un po' anche in bianco e nero, di 30 artisti che siamo riusciti a tappezzare le pareti del Caffè Centrale, vero Marcello? Sì, è una cosa interessante, perché la fotografia, che è questo linguaggio culturale che in qualche maniera è disponibile per tutti, soprattutto oggi con i cellulari, dà la possibilità di avvicinarsi agli argomenti artistici. Quindi è un linguaggio veramente interessante che in qualche maniera si contamina con tutte le altre forme espressive. Allora tutti questi racconti, 30 persone che si sono espresse in maniera molto personale, hanno la capacità davvero di farci vedere un rapporto con l'arte, con la realtà davvero singolare. Come promesso, ci siamo trasferiti alla Rocca Malatestiana, dove abbiamo il piacere di incontrare Luca Panaro, il direttore artistico di Centrale Fotografia, e qua si svolgerà proprio il tutto con tante mostre, perché la mostra unica poi si divide in altre sottomostre, se così le possiamo chiamare, perché sono diverse sezioni. Sì, certo, quest'anno abbiamo una ricchissima offerta espositiva, abbiamo il cuore della rassegna, che è la sezione Open Call, cioè abbiamo 5 mostre curate da 5 curatori differenti, i quali hanno selezionato una ventina di artisti di diversa provenienza, frutto di una chiamata che abbiamo fatto a vari artisti internazionali. Abbiamo avuto il piacere di avere una risposta di autori dall'Italia, dall'Europa, anche dagli Stati Uniti, dalla Cina, dal Giappone. Questi autori sono stati selezionati dai nostri 5 curatori, i quali li hanno seguiti curando 5 esposizioni che riflettono su tematiche diverse, come l'identità, come i luoghi, la diversità dei luoghi nei vari territori, e problematiche anche molto attuali che attraverso il linguaggio dell'arte non retorico riescono a comunicare al pubblico appunto alcuni concetti che sono importanti per la nostra epoca. E a questa sezione, che per noi è molto importante perché nel 2019 abbiamo deciso di dedicarci agli under 30, nemmeno agli under 35, agli under 30, in modo tale da offrire per la prima volta ad artisti e curatori la prima opportunità. Quindi qui a Fano molto spesso vengono e fanno la loro prima mostra, e per noi questo è molto importante. Assieme a questo abbiamo anche e poi altre proposte, come per esempio la mostra di Ugo La Pietra, che è un autore che è molto noto in Italia e di cui abbiamo portato un progetto del 1978 relativo alle architetture spontanee realizzate sulla spiaggia del Poetto di Cagliari. E poi abbiamo tantissime altre offerte, la Zenato Academy, che è una accademia legata alla promozione dei giovani artisti, finanziata da un'azienda vitivinicola di Peschiera del Garda. Abbiamo coinvolto l'Accademia di Belle Arti di Bologna per la sezione del cinema, l'Accademia di Belle Arti di Brera. Abbiamo fatto dei focus tematici su alcuni autori molto interessanti come Pietro Belotti e Antonella Sabattini e Silvano Bacciardi, che sono due autori del territorio tra Fano e Pesaro, e abbiamo anche invitato, come facciamo tutti gli anni, un editore indipendente a curare il nostro bookshop. Anziché affidarlo a una grande distribuzione, abbiamo il bookshop di 6x6, che è una casa editrice che è venuta qui a Fano a festeggiare il decennale della loro attività, che ci proporranno le loro offerte editoriali, e questo per noi è veramente molto importante. Iniziamo allora la scoperta di questa mostra, cominciamo il primo angolo da scoprire veramente insieme a Federica. Benvenuta, come si chiama la tua mostra e insomma a cosa deve questo titolo?
La mostra da me curata si chiama Identità Mobile e vuole essere un omaggio a un libro celebre di Ernest Hemingway, Festa Mobile. Mi sono concentrata insieme agli artisti che ho invitato per questa mostra a dialogare, ad affrontare un tema complesso e contemporaneo come quello dell'identità. L'identità che come l'arte, soprattutto al giorno d'oggi, ha bisogno di dialogare, di interrogarsi e di chiedersi ovviamente chi si è, dove si voglia andare. I 5 artisti da me invitati sono sia italiani che internazionali e i medium utilizzati sono diversi, dall'installazione alla fotografia e anche alla tecnica del video. I 5 artisti da me chiamati sono stati appunto invitati a parlare sull'identità, l'identità che viene affrontata secondo il tema della memoria, secondo il tema del consumismo e quindi del capitalismo, secondo un'identità che lotta sempre tutti i giorni contro i cliché culturali per dichiararsi e dire al mondo chi è, un'identità che vuole essere in qualche modo libera e assolutamente contemporanea e in ogni modo in grado di esprimere se stessa nel migliore dei modi. Non solo facciamo un viaggio all'interno di questa mostra, ma anche in giro per l'Italia. Questa volta ci spostiamo in Toscana, a Pistoia per l'esattezza. Troviamo Gabriele che ci presenta la sua mostra in esposta. Sì, è una collettiva, raccoglie le opere di 4 autori e il tema centrale di questa mostra è pensare non la fotografia come un'immagine, ma come un oggetto materiale. Quindi in un mondo in cui siamo abituati a vedere tante immagini e vivono in memorie eterne, esterne e non si sa dov'è la materia di questa immagine, questi artisti si concentrano su come la fotografia appare in uno spazio e diventa oggetto. E quasi tutte queste opere collegano la logica dello sviluppo dell'immagine con la logica dell'oggetto alle quali si riferiscono. Quindi il tema è l'apparire di un'immagine, non tanto l'immagine in sé. Quest'opera che abbiamo alle spalle è di un'artista siciliana che si chiama Giulia Sofi, fa parte di una serie in cui lei cerca immagini in cui grandi animali appaiono in pubblico da degli abissi, marini o terreni. Questa è una foto in cui un elefante viene tirato su da un pozzo dove era caduto e questo genera una sorta di scultura nello spazio pubblico in cui si accalcano persone come se fosse un grande evento. Quindi quest'idea che l'apparizione nella contemporaneità sia più importante di ciò che già c'è come anche evento pubblico. È la volta di Milano e andiamo a conoscere la curatrice di questa mostra, Lo Stagno delle Rane. Benvenuta Arianna, illustraci anche tu allora il tuo spazio espositivo. Sono qui a presentarvi questa mostra, Lo Stagno delle Rane. È una mostra che conclude 5 artisti, sono 4 video e delle opere fotografiche. Mi piace descrivere Lo Stagno delle Rane prendendo le parole di Harald Zeman come il luogo dove l'armonia governa i conflitti, cioè dove tutte le opere messe insieme, tutte le immagini e le forme si uniscono per crearne una sola. L'importante per me è far capire che i vissuti, i background culturali degli artisti si uniscono e creano un'altra immagine, una terza immagine, e il fruitore, arrivando alla mostra, riesce a dare un'altra interpretazione all'immagine e ad aggiungere un ulteriore livello di significazione. Lo Stagno delle Rane perché ho preso come metafora appunto lo stagno, un piccolo ecosistema perfetto nella sua piccolezza, nella sua perfezione appunto di elementi, di piante, animali, insetti, che vivono tra di loro in perfetto equilibrio, come queste immagini. Per questa collettiva voglio tanto ringraziare i 5 artisti che si sono affidati alla mia curatela, che sono Mariano Monea, Lidia Bianchi, Inza Chloé, Tessa Viganò e Tony Mac.
un'altra artista, un'altra interprete della fotografia di Milano, la curatrice di questa mostra, che ha un nome particolare, Splace. Come mai hai deciso di dare questo nome? Da che cosa deriva? A che cosa sei stata ispirata? Allora, Splace è l'unione di due parole in inglese, space e place. Volevo giocare col significato di questi due parole, appunto, spazio e luogo in italiano, e unirle, cercando di dare una diversa rappresentazione allo spazio come spazio ideale e al luogo come luogo concreto, che però hanno anche diverse intersecazioni tra di loro e diverse stratificazioni, per cui da uno spazio piccolo a uno spazio grande, da uno spazio reale a uno spazio alchemico, magico, come vediamo qui dietro. Ho riunito 5 artiste diverse perché mi piaceva l'idea proprio di comunicare e di mostrare quante diverse possibilità ha l'arte contemporanea, la fotografia contemporanea in questo periodo, per cui abbiamo sia delle stampe su tessuto, come il lavoro di Sajon Paganello. Sono tutti dei lavori che sono stati decisi in questa forma per questo contesto, ma che vivono di vita propria in altre mode, in altre forme, in altri spazi, in altri luoghi. Quindi è tutto un gioco di luoghi e di spazi che torna. Quindi Simona Sajon, che in duo con Paolo Paganello, ci propone questo lavoro. Maria Babikova, russa, fa un lavoro invece che parla dell'est dell'Europa e del concetto di Europa, quindi dell'immigrazione da fuori all'Europa, il senso dell'Europa, anche la disillusione, i problemi, eccetera, eccetera. E anche lei ha un video e un'installazione con un leggio proprio che riprende i leggi dell'Unione Europea. Al lato abbiamo Serena Vittorini con una pura opera installativa, per cui c'è questo cumulo di carbone dal quale in qualche modo provengono dei suoni, un audio. Lei ha anche un ampio lavoro di fotografia e di audio, e in questo caso invece propone un'installazione. Stessa cosa Massimiliano Rossetto, svizzero che vive a Berlino, fa un lavoro invece sul luogo e sullo spazio, inteso più come rapporto della natura e dell'uomo e degli interventi dell'uomo sulla natura, e propone da un ampio lavoro fotografico un'installazione video. E poi abbiamo invece lo spazio intimo, privato e affettivo di Sara Danieli, che appunto è più raccolto anche come forma espositiva e che ci impone una visione un pochettino più ravvicinata, e quindi tanti modi diversi di interpretare i luoghi e gli spazi. Ricordiamoci che queste selezioni sono state fatte in pieno lockdown, per cui c'è tutta una serie di rimandi emotivi che appartengono a tutti, credo. Alla scoperta di questa mostra espositiva virtualmente ci spostiamo a Bergamo, dove abbiamo il piacere di incontrare Pietro. Dove vado quando dormo? Già il titolo, insomma, ci incuriosisce tanto, ed è uno spazio espositivo davvero singolare, perché io non vedo opere ma vedo semplicemente un monitor, quindi quello che non ti aspetti. Esatto, è un video che ho realizzato nel 2019 da Cipendel Studio. Il video racconta di un gioco con un dado e anche di un viaggio tridimensionale attorno a noi, il cui tracciato è determinato dalle facce che il dado ci mostra ogni volta che noi lo tiriamo. La destinazione di questo viaggio siamo noi, ma quel che più mi interessa è la stratificazione del linguaggio e la consapevolezza di quanto ciò ci allontana da una certa realtà, e quindi collocandoci in uno spazio culturale, quindi artificiale.
Continuando ad esplorare questi spazi espositivi, questa volta incontriamo due autori, due come i colori che hanno scelto per la loro mostra, il bianco e il nero. Visto che la precedenza di solito si dà alle signore, io comincerei insomma con te. Il bianco brucia il tempo ha trovato un punto di vista che ha messo insieme due forme espressive, la scultura e la fotografia, e mettendo in relazione, in dialogo, come forma proprio di fusione, perché ha trovato proprio un punto, cioè entrambi abbiamo, diciamo, in qualche modo ci siamo spostati dalle nostre specifiche materie espressive e abbiamo cercato di fondere questi due dialoghi per la comunanza che tra loro c'è. Sostanzialmente il bianco brucia il tempo è frutto di un incontro tra un fotografo e una scultrice, un incontro nel quale tutti e due necessariamente hanno dovuto perdere qualcosa del loro specifico per trovare poi nell'immagine che ne risulta una forma espressiva nuova e un'immagine nuova che non è necessariamente la sintesi, ma è un campo totalmente nuovo e diverso, e quindi tutto sommato è stata una rivelazione per entrambi, visto che i nostri specifici e il nostro approccio all'arte è completamente diverso. E tutti e due, insomma, pensiamo che l'idea dell'incontro sia la cosa fondamentale di questo lavoro. È la volta di una personale e ne parliamo naturalmente con il curatore, che ci presenta un artista straordinario. Sì, l'artista è Nora Juhatz, che in questo caso mi ha colpito con questo video dai caratteri veramente onirici e un po' apocalittici, dove questo Darth Vader calciatore con questa palla con la forma del mondo, della terra, gioca in questo campo un po', in questo campo di calcio, e si sovrappongono delle immagini apocalittiche di un mondo che, devo dire, viene rappresentato in maniera molto, con un'attuazione molto negativa. E la cosa che mi ha colpito molto, devo dire, sono stati i riferimenti anche cinematografici che ci sono, che ovviamente uno è sicuramente quello di Guerre Stellari, dove c'è appunto il calciatore, il Darth Vader, che in questo caso probabilmente ha il suo respiro pesante perché sta giocando a calcio, ma che è il cattivo per eccellenza, che secondo me si sovrappone ad un film che è Il Grande Dittatore, come, no, ricordiamo Chaplin che giocava nei panni di Hitler con il mondo. Ecco, queste due cose qua disegnano, secondo me, un panorama di un futuro distopico, che nel video secondo me viene proprio evidenziato molto, e secondo me Nora riesce a centrare questa cosa come fosse una specie di veggente, e come se se questa cosa gli apparisse in qualche modo in forma preveggente, ma che come che gli apparisse veramente in un sogno, forse in un incubo. Quando si dice lupus in fabula, perché Luca Panaro e Marcello Sparaventi sono poi i curatori della mostra che ci apprestiamo, ecco, a farvi vedere adesso. Sì, abbiamo curato quest'anno, in occasione di Centrale Festival, una mostra personale di Gura Pietra, che è un artista internazionale noto soprattutto per l'architettura, però la sua attività è poliedrica, ha lavorato con la ceramica, ha lavorato con le installazioni, si è occupato molto di sociale, molte di
progettazione urbana, e per fare questo, come spesso fanno gli architetti, ha utilizzato anche la fotografia. La mostra infatti che presentiamo è interamente fotografica, risale al 1978 questo progetto ed è intitolato La spiaggia del Poetto, che è una spiaggia di Cagliari. Qual è il tema però che lui affronta? È quella che possiamo definire l'architettura spontanea, cioè è una tematica che è molto cara agli artisti che hanno operato negli anni 70, ovvero il fatto che contro, o comunque parallelamente, in alternativa all'architettura più strutturata, c'è un interesse nei confronti dell'architettura che le persone in maniera spontanea, per soddisfare le proprie esigenze, vanno a realizzare. Quindi qui vediamo delle stazioni balneari che vengono un po' improvvisate, personalizzate, come se fossero delle piccole villette impreziosite, con una scelta cromatica anche molto varia. Tutto questo documentato attraverso la fotografia, ma anche corredato di tutta quella parte di progettazione che ci aspettiamo appunto da un architetto. Vino oltre gli oggetti è il titolo della prossima mostra curata da Luca Panaro e Zenato Academy. Sì, questa è una mostra che nasce da una collaborazione con un'azienda vitivinicola di Peschiera del Garda, con la quale abbiamo costruito un'academy, ovvero un progetto didattico che vede il coinvolgimento di diverse scuole d'arte. Quella che abbiamo ospitato qui a Centrale Festival è la prima tappa, ovvero la collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera. A questa poi è seguita una seconda tappa che abbiamo portato a termine lo scorso anno con un'inaugurazione presso l'ambasciata di Berlino, perché la scuola in questione è la scuola F16, che è una scuola di fotografia proprio tedesca. Quindi ogni anno una scuola differente, ogni anno 5 artisti scelti di questa scuola che hanno l'opportunità di fare una residenza dentro le cantine e tutte le tenute dell'azienda vitivinicola e interpretare un tema. Il tema qui proposto sono gli oggetti del vino, ovvero come si fa il vino e soprattutto l'importanza degli oggetti e della loro funzione, che sono stati esplorati da 5 autori, molto giovani, appunto ancora studenti, che hanno interpretato questa tematica portando anche all'astrazione le immagini, quindi molto spesso non sono perfettamente riconoscibili questi oggetti, proprio a testimonianza di una sperimentazione fotografica che loro rappresentano essendo giovani e che noi a Centrale Festival amiamo indagare. Tre giorni di full immersion nella fotografia grazie a Centrale Fotografia, questa 12ª edizione che abbiamo cercato di raccontarvi con le nostre immagini, ma soprattutto con la creatività dei protagonisti. Da parte nostra è tutto, io vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.